Passatempo, popolosa frazione di oltre 2.000 abitanti del comune di Osimo che si snoda lungo la ex strada statale 361 Settempedana che conduce a Montefano, può contare da qualche giorno su una struttura rinnovata al servizio della collettività. Si tratta della Palestra Europa, che funge non soltanto da indispensabile impianto sportivo per le molteplici realtà cittadine, ma anche da centro sociale e sarà, più di sempre, al servizio delle scuole del Consiglio di quartiere. L'amministrazione comunale ha investito circa 170.000 euro per l'impermeabilizzazione del tetto, il restyling del locale ed il rinnovo completo dei bagni e degli spogliatoi della palestra che si trovano al piano terra. Sabato mattina il taglio del nastro alla presenza del sindaco Simone Pugnaloni, dell'amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti e di numerosi rappresentanti della giunta, del consiglio comunale Osimano e del consiglio di quartiere. Il cantiere poi è stato terminato a fine estate, rispettando in pieno il cronoprogramma e consentendo quindi una regolare e funzionale ripresa delle scuole e delle attività pomeridiane delle associazioni sportive. Immancabile il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze delle scuole che stanno già usufruendo della rinnovata Palestra Europa. È la prima di una serie di inaugurazioni che poi contraddistingueranno il tuo mandato, il tuo secondo mandato, ed è un evento importante perché questo centro coinvolge giovani e meno giovani. Sì, ci tengo a dirlo perché prima dell'estate in tanti mi chiedevano: sindaco, guarda tutti questi cantieri, li annunci, quando partiranno? Ecco, ci siamo, non solo sono partiti ma aggiungo una conclusione: questa è la prima inaugurazione di una lunga serie. Siamo in un luogo caratteristico di una frazione di Osimo, Passatempo, dove inauguriamo il restyling di un'area dedicata a centro sociale e a consiglio di quartiere, dove le famiglie possono tornare ad organizzare compleanni per i propri bambini e il comune può tornare a colloquiare con la frazione attraverso l'unione del consiglio di quartiere. Non solo, c'erano gli spogliatoi malmessi, li abbiamo messi a posto, li abbiamo risistemati tutti e quindi le 60 società sportive di Osimo, che ogni anno all'inizio dell'annata sportiva chiedono spazi, tante vengono anche alla Palestra Europa di Passatempo e quindi questo è un dono allo sport, alle future generazioni, quindi alla scuola primaria e secondaria che si allena in questa Palestra Europa e alla comunità tutta di Passatempo. Non ci fermiamo qui perché a breve andremo anche ad inaugurare la pista ciclabile di Passatempo che collegherà la frazione di Passatempo a Padiglione, a Campocavallo e al mare. Una località popolosa, voi siete già intervenuti nella scuola d'infanzia e anche per regimentare il fiume. Noi non solo abbiamo sistemato dal punto della vulnerabilità sismica la scuola d'infanzia, ma da oltre 20 anni chiedevano un parcheggio per la scuola d'infanzia e l'abbiamo realizzato. Poi c'è stata l'alluvione e abbiamo regimentato le acque, ovvero le abbiamo portate fuori dal centro abitato per evitare futuri rischi idrogeologici. Non solo, abbiamo anche asfaltato le principali arterie della frazione e nel prossimo mese andremo in appalto con la gara per il campo di calcio 8 a servizio dell'APD Passatempese Calcio. 60 società sportive, qui basket, volley, ginnastica e non solo. Sì, qui si allena soprattutto anche la ginnastica artistica, uno sport che qualcuno definisce minore, invece io lo voglio definire uno sport per tutti e che occupa grandi spazi e riesce a coinvolgere non solo gli usimani ma anche i comuni limitrofi, oltre alla pallavolo, oltre alla pallacanestro, oltre alla PD Passatempese che quando con i bambini piccoli fanno i primi calci vengono a giocare proprio in questa palestra. Quindi piano superiore consigli di quartiere e piano inferiore sport e non solo. Sì, di sopra torniamo a fare le feste per i bambini che lo chiedono, torniamo a colloquiare con i cittadini di Passatempo, ricordiamo che Passatempo ha oltre 2.000 abitanti, è cresciuta tantissimo, è la frazione alle porte della città nel confine con la provincia di Macerata, quindi è una frazione molto importante, molto viva, con tanto associazionismo e quindi gli spazi a disposizione pubblici servono. Prossima inaugurazione? Prossima inaugurazione, campo di calcio a 5 a Santo Stefano di Osimo. Una testimonianza concreta dunque verso le varie realtà di un territorio comunale vastissimo come quello osimano, con più di 100 km quadrati e molteplici frazioni, ognuna con le sue peculiarità che le contraddistinguono e che richiedono un'attenzione davvero quotidiana.